Givi e Devic, leader mondiali negli accessori per moto e motociclisti, ospitano la nuova edizione di Travel News 24. Allora sgommiamo verso il nostro TG. La qualità e la lavorazione al dettaglio sono prerogativa fondamentale dei prodotti Evic, in questo caso i guanti. E adesso vi diamo la prossima notizia. In Sicilia ora per la 22esima edizione dell'Ibla Buskers Festival. Dal 6 al 9 ottobre le strade, le piazze e le scalinate di questa cittadina, in provincia di Ragusa, nella Val di Noto, diventano teatro a cielo aperto, pronte ad accogliere artisti di strada di ogni tipo. Ci sono musicisti, circensi, danzatori, attori e performer con i numeri più originali, per 4 giorni all'insegna dello spettacolo e dell'allegria. Sul sito iblabuskers.it trovate tutti i dettagli. E allora non possiamo assolutamente perdere questo evento all'insegna dell'arte. Givi ed Evic fanno del viaggio il loro leitmotiv, ma cosa succede quando il viaggio incontra il cinema? Ve lo dico nella prossima notizia. Il film e il viaggio uniti in tutte le possibili declinazioni. Dal 5 al 9 ottobre a Padova si accendono i proiettori per The Tour, il festival del cinema di viaggio è arrivato alla 5ª edizione. Dai lungometraggi alla fiction fino al documentario d'autore, la rassegna attraverso le pellicole proposte approfondisce il tema del viaggio in tutti i suoi risvolti, come la fuga o l'esilio ad esempio, ma anche il viaggio di ritorno ed esplorazione. Tutto il programma al sito www.thetourfilmfestival.com. Un altro evento che non potete assolutamente perdere. Guardate che belli, proprio come me. Prossima notizia! I giardini di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, dal 30 settembre al 2 ottobre, ospitano Orticolario, la kermesse dedicata a piante e fiori da giardino. Nel programma ci sono dimostrazioni botaniche, visite guidate, mostre, conferenze. Tutto ovviamente all'insegna del giardinaggio. Il fiore simbolo di quest'8ª edizione è l'anemone, per l'occasione proposto nel parco della villa con oltre 20 diverse specie. Il risveglio è invece il tema che farà da filo conduttore a tutti gli eventi. Il programma completo si trova al sito www.orticolario.it. Ma cosa avranno mai più di me? Mentre io mi leggo un po' di storia di queste aziende, vi do i consigli per il weekend. A Zagarolo, vicino Roma, si festeggia la vendemmia con la sagra dell'uva e del vino, arrivata quest'anno alla 73esima edizione. A Vecchiazziano, in provincia di Forlì Cesena, prende via la festa de porc, dove la specialità è lo stinco di maiale. A Cogne, in Valle d'Aosta, si celebra la Deveteia, che è il ritorno delle mandrie e degli alpeggi estivi. Ci sono la sfilata del bestiame, il mercato di prodotti tipici e cene a tema. E mentre voi decidete sul da farsi, io continuo nella mia lettura. Il TG per oggi finisce qui. Mi raccomando, mandateci le vostre segnalazioni e le vostre notizie a redazione@travelnews24.it e insieme ai miei amici io vi invito alla prossima edizione di Travel News 24.